incolta, grassa, con la voglia di vivere e forte. Seduta sui suoi colli, maestosa come le sue torri e con questo panorama mozzafiato che ci accoglie Bologna. Mix Italia è arrivata in una città ricca di storia, ma chi ci aiuterà a scoprire i segreti di questa terra? Un attore, un comico molto amato, Andrea Roncato. Andrea Roncato, attore molto amato dal pubblico italiano, uomo dell'Emilia-Romagna. Inevitabile fare riferimento poi, fra l'altro, al terremoto che l'ha colpita. Beh, dicendo uomo dell'Emilia-Romagna, mi hai fatto un grandissimo complimento. Gli emiliani e i romagnoli, che per me sono uguali, sempre, anche se fra loro delle volte c'è un po' di diatriba, sono un popolo di gente meravigliosa e lo sta dimostrando nel terremoto, l'ha dimostrato essendo una delle regioni che producono di più in Italia, quindi con gente che è morta perché il giorno dopo era ritornata a lavorare, quindi con una grandissima voglia di lavorare. Io però non sono esattamente bolognese puro sangue, perché mio papà era di Padova, infatti il mio cognome è Roncato, è un cognome veneto, però quando io praticamente sono nato a San Lazzaro di Savena, che è vicino a Bologna, adesso sono sempre vissuto a Bologna, quindi è la mia città. Anzi, ti dirò che i bolognesi amano così tanto la loro città che quando sono lontano, e purtroppo da anni abito a Roma, mi sembra di vivere in apnea per ricominciare a respirare tutte le volte che vado a Bologna. È una città veramente che ti entra dentro. Sì. Quindi possiamo dire proprio che Bologna è il tuo luogo del cuore. Sì, è il mio luogo del cuore in tutti i sensi. Sì. Chi erano i tuoi amici di infanzia? Beh, ce ne sono tantissimi, potrei farti una lunga fila. Quelli che sento sempre sono Dino Mongardi, che noi chiamavamo Ringo, e Dino Olimpi, guarda caso due Dino, che ha un ristorante meraviglioso col quale vado sempre a mangiare, ci sentiamo e quando viene a Roma mi viene a trovare e con loro ho un ottimo rapporto. Dino, tu e Andrea vi conoscete da piccolissimi. Sì. Vivevate qui a Bologna nel quartiere dell'università. Ecco, ma com'era Andrea da piccolo? Andrea da piccolo, al contrario di chi uno possa credere, era molto timido. Addirittura? Era molto timido. Ma perché ti chiamava Ringo? Mi chiamavano Ringo perché a me, io ero appassionatissimo dei film western. Dino, ma il papà di Andrea era il sacrestano della chiesa del quartiere? Era il sacrestano della chiesa di Santa Maria Maddalena, che era poi la chiesa di un pezzo del quartiere. E Andrea somiglia molto al padre? Eh? Andrea somiglia molto al padre, sia fisicamente che anche caratterialmente. Cioè, anche il padre di Andrea era molto estroverso, non disdegnava il fascino femminile. Con tutto che faceva il sacrestano? Con tutto che faceva il sacrestano. Ecco, ma Andrea da piccolo, so che suonava, ci dava già sì, da fare, aveva Andrea, un carattere già da showman. Sì, è vero. Andrea da piccolo suonava e soprattutto suonava l'organo della chiesa. Dopo è diventato bravo, ma in principio era uno strazio suonare l'organo. Ma voi amici, vi aspettavate che lui potesse diventare così famoso? Beh, io personalmente, che ci vivevo abbastanza assieme, vedevo che aveva la grinta proprio da arrivare, perché poi si è incontrato con Gigi, c'è stato subito un discreto affiatamento e poi il grande incontro con la Mondaini che gli ha aperto il mondo dello spettacolo ad alti livelli. Quando ho iniziato a fare cabaret a Bologna? Cabaret com'è ho cominciato nata? Per caso, perché poi ho conosciuto Gigi, che era della stessa parrocchia, lui sapeva suonare la chitarra
e io il piano, e avevamo messo su un gruppo che si chiamava I Ragazzi della Nebbia, e cantammo anche per un periodo in un coro di canzoni popolari e di montagna che si chiamava Coro Stellutis, e molto famoso sia a Bologna anche in tutta Italia, era un coro che faceva dischi col maestro Giorgio Vacchi. E in questo coro veniva, quando facevamo le prove, al martedì e al venerdì, mi ricordo, Francesco Guccini. Si sentì fare queste cosine e disse: ma perché? Io ho aperto adesso un'osteria che si chiama Osteria delle Dame, un luogo molto conosciuto a Bologna allora, che è vicino al Teatro Duse, vicolo delle Dame proprio. Era un'osteria che si andava giù e c'era un piccolo palco e noi ci esibivamo lì. E da lì cominciamo ad andare in giro a fare queste cose. Ci vide Sandra Mondaini, lavoriamo con lei per 3 anni. In Rai avete debuttato nel 1978 in uno spettacolo proprio con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Io la Befana si chiamava. Allora essere presi da Sandra a farli da spalla nelle serate, poi essere chiamati a fare una trasmissione importante come Io la Befana, che era canzonissima di allora, la trasmissione più importante del sabato sera, fu un ingresso trionfale. Gigi Sammarchi, amico storico di Andrea Roncato, nonché storico compagno di lavoro. Mi devi raccontare tutto il tuo rapporto con Andrea. Ma proprio tutto, tutto, tutto. Tutto, tutto. Allora, facciamo una cosa. Io sì, te lo racconto, sì, però visto che sono un bolognese doc, sì, vero, sì, devi superare una prova. Sei a Bologna, supera la prova. Vabbè, che prova è? Sai che Bologna è la Dotta, la Grassa e la Turrita, perché abbiamo tante torri. Devi salire su questa torre. Ma è altissima! Vabbè, dai, sono 12 piani, cosa? 12 piani? Beh, uno col tuo fisico ce la fa, dai! Andiamo, è obbligatorio? Su, ti racconto quello che è obbligatorio. Sì. Vabbè, dai, andiamo, ti andiamo segui. Andiamo sulla torre, dai, vieni, vai. Vieni che ti racconto tutto, seguimi. 12 piani! Dai! Dai, dai, Fabrizio, forza! Ma quanto manca? Siamo neanche a metà. Come? Neanche a metà. Sei pazzo, Gigi. Dai, 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 forza, proseguiamo. Questo non è una prova, questa seguimi, è una tortura. Seguimi. È una tortura. Dai, su. Sei rimasto basito. Guarda, hai ragione, è bellissimo. È bellissimo. Qua c'è una vista straordinaria. Sei rimasto senza fiato. In tutti i sensi. Hai visto quante torri? Sì, tante. Perché devi sapere che a Bologna le famiglie facevano una gara chi faceva la torre più alta. Quindi io vado più su, tu vai più giù e gli asinelli hanno vinto. Veramente? Però scusami, adesso che sono salito fin quassù, sì, ho pagato il mio pegno, possiamo parlare del tuo rapporto con Andrea Roncato, mi puoi raccontare tutto. Sì, ogni promessa è debito. Bravo, cioè, allora vi siete conosciuti a 8 anni che cantavate nel coro della chiesa. Cantavamo, ma ci siamo conosciuti perché facevamo i chierichetti. Ah, i chierichetti facevamo. A messa, servivamo messa. Ed era un bravo chierichetto, Andrea? Andrea, sì, ma era anche molto supportato, perché essendo suo zio il prete, il parroco, ecco, lui aveva degli agganci, quindi lui era quello che faceva le cose più belle, portava il messale, suonava il campanello, portava le ampolline, io invece facevo il lavoro più umile. Mi racconti qualcosa di curioso, un aneddoto particolare su Andrea, qualcosa che non sa nessuno, dai Gigi. Beh, un aneddoto molto carino che un po' ti identifica come eravamo fatti noi, no? Noi ai tempi lavoravamo in un locale di Bologna che si chiamava il Club 37. Sì. Quella volta lì volemmo fare una cosa un po' impegnata, perché andava anche il cabaret un po' di un certo tipo. Allora ci provammo, ma non rise nessuno. Allora quando andammo dietro le quinte, Andrea era disperato, mi guardò con gli occhi fuori dalla testa e mi dice: Gigi, ma cosa abbiamo fatto? Ma uno schifo, non ha riso nessuno. Io, bello come il sole, gli ho detto: però hai visto come stavano attenti? Questo è molto carino. E quindi ci siamo salvati, e ci siamo messi a ridere e siamo andati avanti. È durato tanti anni questo connubio? Beh sì, è durato tantissimi anni. È una bella anni. Pazienza, sai. Eh no, ma c'è ancora, devo dire. Adesso tanta gente pensa che noi non lavoriamo più insieme, invece lavoriamo ancora assieme, facciamo delle serate. Quanto è stato importante essere nati a Bologna per voi due? Beh, è stato molto importante, perché facendo i comici, sai che il bolognese è sempre passato per una persona molto simpatica, e quindi il fatto che noi eravamo di Bologna già ci aiutava un po', e poi effettivamente siamo stati i primi comici dopo Gino Cervi,
di Bologna. Diciamo, dopo Genovese siamo stati i primi comici di Bologna. Devo dire che si può andare ovunque, ma il cuore rimane sempre qui, a Bologna, nella Turrita. Bologna è una città che vanta dei primati che pochi conoscono. È stata ad esempio città d'acque e a Bologna nel Settecento c'erano più ponti che a Venezia. Poi altro primato sono i portici di Bologna, 40 chilometri di portici. Qui siamo in uno degli angoli più belli di Bologna, la piazza delle Sette Chiese. In realtà delle Sette Chiese originarie ne restano quattro, sono la chiesa del Crocefisso, la chiesa del Santo Sepolcro, che ripercorre il percorso del Sepolcro, anzi è costruita a misura del Sepolcro di Gerusalemme, poi c'è la chiesa della Santa Trinità e la chiesa dei Santi Vitale Agricola. Qui siamo all'interno della Basilica del Santo Sepolcro, e precisamente nel cortile di Pilato. Questo è il catino di Pilato, antico fonte battesimale. Questo catino fu donato alla chiesa dal re longobardo Liutprando e fra l'altro, tra le curiosità conservate in questo cortile, c'è questo gallo che ricorda l'episodio in cui Gesù venne rinnegato per tre volte. Qui siamo all'interno di un complesso monastico che attesta la presenza dei monaci che curano questa piccola Gerusalemme voluta dal vescovo Petronio. E all'interno è conservata anche la più antica ricostruzione del Santo Sepolcro di Cristo, a somiglianza di quello conservato a Gerusalemme. E tradizione vuole che per secoli le donne bolognesi gravide girassero 33 volte intorno a questo sepolcro per assicurarsi una buona nascita. Un itinerario che potresti consigliare a chi non la conosce? Bologna. Bologna ha delle cose stupende come Piazza Maggiore, tutta quei poli col Palazzo Renzo di fianco, è veramente una piazza stupenda, quella che poi il grande Lucio Dalla aveva chiamato Piazza Grande. E poi c'è il pavaglione lì di fianco, tutto questo porticato immenso, tutto medievale, penso, dove tutti vanno a fare lo struscio, quindi dove le ragazze si mettono bene, vanno a passeggiare perché è piena di negozi. Certo, Bologna, una miniera di personaggi famosi. Qui abbiamo Vito, grande amico, grande comico e grande amico di Andrea Roncato. Sì. Allora Vito, questa è Piazza Maggiore, sì. Il grandissimo Lucio Dalla, Piazza Grande. Voi bolognesi siete allegri, simpatici, siete alla mano, qui tutti i bolognesi si incontrano, chiacchierano, sì, giovani, tanti giovani, sì, perché sì, sì. L'università è infatti molto importante. Quindi tanti bei ragazzi, tante belle ragazze. Siete veramente straordinari voi Bologna. Insomma, siamo un popolo che si difende molto bene, questo è il centro nevralgico, questo è il salotto proprio di Bologna, lì vedi la cattedrale di San Petronio che non è la basilica di Bologna, molti la confondono come basilica, la basilica vera è in via Indipendenza, questa è stata una chiesa costruita e voluta dai bolognesi, costruita pietra su pietra dai bolognesi ed è un capolavoro, dentro ci sono insomma, delle cose importanti. Comunque avete anche delle stradine molto interessanti. Sì, mi porteresti sì, a fare un bel giro? Sì, ti porto io. Vieni Dai, con me. Ti seguo. Vieni con me, ti faccio vedere una Bologna che non è niente male. Andiamo di qua? No, Fabrizio, andiamo di qua. Perché? Ma perché questo è un luogo che noi bolognesi non frequentiamo tanto. Come perché mai? Qui una volta, tanti anni fa, facevano le esecuzioni capitali, infatti ci sono ancora le forche, quindi evitiamo. Andiamo ti là, porto in andiamo posti, dritto, andiamo in strade migliori. Carità. Vito, certo, camminando per queste stradine si respira il sapore di una Bologna antica, una Bologna di una volta, sì, con questi negozi. Sì, sì, sì. Ecco, questo è il famoso quadrilatero dove si viene a fare, i bolognesi vengono a fare la spesa. E qui le strade portano ancora i nomi delle botteghe che c'erano una volta, quindi via delle Pescherie c'erano i pescivendoli, via Ranocchi, vendevi Ranocchi. Ecco, adesso ti porto in un posto dove i bolognesi
amano dire, a s'incontrare stasera tra la vita e la morte. Vuol dire ci incontriamo stasera tra la vita e la morte. Perché? Perché questo posto preciso? Perché qui abbiamo la chiesa della vita. Sì. E là c'era la via della morte, perché c'era un vecchio ospedale dove venivano ricoverate le persone che non avevano più speranza. Quindi tra la vita e la morte, tra la vita e la morte si incontravano qua. Questo certo, voi con i nomi delle strade siete. Ma noi abbiamo dei nomi molto particolari. Qui ad esempio abbiamo via Sfregatette. Che vuol dire? Beh, sai, era una via molto stretta dove le donne procacci bolognesi quando passavano correvano il rischio di sfregarsi, hai capito? E di urtarsi. Di urtarsi. Poi abbiamo via 100-300, che erano le vecchie vie dove c'erano i bordelli, e il 100-300 era la tariffa che si doveva pagare per entrare nel bordello. Poi abbiamo via Senza Nome, abbiamo via Miramonti, abbiamo via Mirasole, insomma abbiamo una grande fantasia di nomi noi. Vi sapete divertire qui a Bologna? Non ci sappiamo divertire. Vi piace divertirvi, vi piace godervi la vita voi, siete dei goduriosi. Beh, insomma, non è un demerito, a noi fa molto piacere essere definiti goduriosi, sempre con uno stile, ma ci piace molto godere la vita. Sono contento per voi. Anch'io. Un luogo simbolo di Bologna. Beh, simbolo di Bologna è San Luca. Credo che San Luca ha raggruppato il Don Camillo e il Peppone dell'Emilia Romagna, cioè quando a Bologna c'era una parte che erano di destra, una parte di sinistra, una parte dei democristiani, allora. Però si univano tutti, tu vedevi di sinistra, di centro, di destra, il giorno quando San Luca, che è una Madonna, viene portata giù dal Colle della Guardia, che è questa collina che domina Bologna, e tutti uniti andavano lì, riusciva a riunire tutto, Don Camillo e Peppone erano insieme a vedere San Luca. E San Luca anche per me, che sono bolognese, ha una cosa, io quando dall'autostrada vedo San Luca, che si vede in alto, quando da Roma vado a Bologna, per me sono già arrivato a casa. Questo è il porticato che collega Bologna con la Basilica della Madonna di San Luca. La particolarità è che nei giorni di pioggia i bolognesi possono arrivare fin su al santuario senza mai bagnarsi. Certo, i bolognesi quando vengono a trovare la Madonna di San Luca si mantengono in forma. Nel porticato ci sono più di 600 arcate. Eccoci, siamo arrivati. Questa è la Basilica della Madonna di San Luca. E veniamo un po' a quelli che sono i prodotti locali della tua terra. La mortadella ha un altro sapore, cioè perché ci sono delle spezie. Ormai la mortadella poi qua a Roma, a Milano, la chiamano la Bologna, quindi è proprio il simbolo di Bologna. Sono con Giovanni Tamburini che ci svelerà il segreto della mortadella bolognese. Perché è così speciale questa mortadella bolognese, Giovanni? C'è una tradizione antichissima, ma in verità il segreto non c'è. Perché sono gli ingredienti che fanno il prodotto buono. La ricetta è semplicissima: spalla e gola di maiale, selezionato, sale e pepe nero. Stop! Un goccio di vino, poco, il sospetto appena appena. Nei secoli passati il grasso era la parte costosa e il magro si buttava via. Quindi, essendoci carne grassa, aveva un costo di 4 volte il prosciutto, provate a immaginare. Quindi era tenuta su di prezzo. Il panino con la mortazza era difficile. Mamma mia! Da comprare. Nei burattini si racconta, no, il nostro burattino fagiolino, quello locale, dice: cosa vorresti mangiare prima di morire? Vorrei un panino con la mortadella. Vuol dire che era un obiettivo straordinario potersi mangiare un panino. Senti, ma la mortadella bisogna tagliarla a mano. Sì. E so che si deve tagliare sottilissima. Sì. Ecco. Era talmente preziosa che non ci si poteva permettere di fare i cubetti. Cubetti era, come dire... Quindi mai mangiare la mortadella a cubetti? No, io consiglio, anche perché il profumo, se nei secoli l'hanno mangiata tagliata così, probabilmente hanno capito come si doveva fare. Quindi ho l'impressione quindi che... Quindi diciamolo agli amici che ci seguono. Sì. Non a cubetti, no, ma a fette. A parte che costa meno, si risparmia anche, no? Poi, non so se adesso possiamo ampliare con le manacce. Noi le vogliamo sottile, sottile, e a Bologna si dice... che si vede San Luca attraverso. No, io vedo le mie dita, veramente. No, se abbiamo un po' di immaginazione,
si vede le automobiline, non so, qualcosa vediamo. Insomma. Vabbè, comunque è sottilissima, è straordinaria, è saporita, poi, perché sento l'odore, il profumo, il colore, altre cose, tanto. Vabbè, salame rosa è molto simile, provarle tutte e due forse è meglio. Vabbè, come concludiamo? Me la fai assaggiare? Adesso appena spegniamo ce la mangiamo, perché penso che sia la cosa migliore. Ma no, fammela mangiare così. Ma basta tutto il piatto. No, mi ha mannato. Pronto, allora. Scusami. Invidiate, vai, eh? Vai, sì, cara. Così, come si mangia? Così? Così, così, così. Ah, che bello! Qualcuno che a Bologna cucina per te? Mi faccio far da mangiare dagli amici ristoratori. Ecco, prima abbiamo detto Dino Olimpi. Dino, siccome sai i miei gusti, mi piacciono le crescentine con quelle belle morbide, non quelle dure, quelle morbide paccioccose con dentro il prosciutto, tutte queste cose tipiche, la gramigna con la salsiccia. Ecco, sai i miei gusti, quindi vado a mangiare o al suo ristorante o a casa sua. Dino, hai preparato tante cose meravigliose, ma da quanti anni conosci Andrea? 35. Ah, una cosa da poco, sì. Proprio. Abbiamo cominciato che eravamo giovani, sì. Lui era già sulla strada dell'artista, lui e Gigi insieme, io invece avevo un piccolo locale dove facevamo anche spettacoli, lì ci siamo conosciuti. Ma scusa, ma Andrea quando viene qui da te mangia tutte queste cose? Andrea è un gran mangione, devo dire la verità, non si fa mancare niente quando viene a Bologna. Comincerei con l'antipasto. L'antipasto che vuole Andrea quando arriva sono i salumi classici bolognesi, che poi facciamo noi in casa, frate cotti, il salamino, la salsiccia passa, la mortadella classica bolognese, che serviamo con le crescentine fritte o gnocco fritto. Ecco, come è fatto questo? Perché questo è straordinario. Beh, questo è una cosa molto semplice, acqua, farina, un po' di lievito di birra. Sì, ma mi sembra buonissimo però. È buonissimo, lo posso assaggiare. Quindi voi, diciamo che i salumi li mangiate con lo gnocco? Con questo qua, al posto del pane, diciamo, tanto per stare leggeri. E queste cosa sono? Queste invece è circa lo stesso impasto, e si chiamano tigelle, che vengono invece che fritte, vengono fatte negli stampi, e noi le serviamo con, perché abbiamo un po' di influenza montanara qui dall'Appennino, i funghi in umido e il pesto, che sarebbe poi lardo, chiamato lardo montanaro. Ma voi siete famosi qui a Bologna anche per il primo piatto, anzi per i primi piatti. Per i primi piatti, e vedo che certo. Qui ce ne sono parecchi, i primi piatti. Tutti fatti in casa, la pasta fresca. Comincia questo qui, che sento un profumo. Ah, questo è il classico tortellino. Mamma mia, fallo vedere bene ai nostri amici. Mamma, posso sentire? Senti, col brodo di carne fatta a mano, col famoso mignolino. Ah, col mignolino. Esatto, certo. Ah, bravo, bravo. E questo qui invece? Questo invece è una gramigna, noi la facciamo. Come si chiama? Gramigna. Che non è l'erba. Infatti mi immaginavo della verdura. L'erba matta, insomma. Sì. Che noi facciamo con della salsiccia tirata con un po' di zafferano e poi ci mettiamo delle scagliette di grana sopra. E qui abbiamo le classiche tagliatelle con il ragù. Alla bolognese. Che mi sembra. Ecco, volevo chiederti, ma si mangia col parmigiano o senza parmigiano? Col parmigiano. Quasi. Guarda, abbiamo un parmigiano adesso poi che stiamo comprandone. Per aiutare anche, sai, per cui ne mettiamo in abbondanza. Quindi tanto parmigiano. E qui vedo anche un secondo piatto. Secondo piatto che è la cotoletta alla bolognese, col tartufo, perché Andrea ci vuole spolveratina di tartufo. Come si prepara? Allora, la carne, noi usiamo della fesa di vitello. Bravo. Viene battuta, sì. Molto molto sottile. Perfetto. Dopodiché facciamo il procedimento per fare una classica milanese, cioè la viene impannata, passata nell'uovo, poi nel pane grattugiato, facciamo una doppia impannatura noi per renderla un pochino più succulenta, diciamo. Poi dopo va fritta normalmente, dopodiché abbiamo la nostra milanese pronta, la mettiamo in una padella, ci mettiamo sopra del prosciutto crudo e del grana, gli aggiungiamo un po' di panna per fare cuocere il prosciutto e fare questa, diciamo, glass sopra, dopodiché la cotoletta è pronta, una bella spolverata di tartufo per Andrea e siamo a posto. Progetti per il futuro? Domanda. Venire a mangiare a casa tua. Ah! Come fai da mangiare? Ma sì, me la cavo bene. Va bene, non ci metteremo d'accordo. Lavorativamente parlando? Lavorativamente parlando uscirà tra poco, in questa fine dell'anno, una serie televisiva che ho fatto con Pupi Avati. Con Pupi era tanti anni che volevo lavorare. Poi improvvisamente ho lavorato tanto, ho fatto il film Il cuore grande delle ragazze con Cremonini e Michela Ramazzotti, Cremonini, cantante, com'è bello andare in giro. E poi mi ha voluto per fare questa serie che si chiama Il matrimonio, un matrimonio di Rai 1. Per lavoro sei a Roma, torni spesso nella tua terra? Sì, quando posso sì, anche perché
amici carissimi. Qual è il tuo rapporto con la gente, ecco, quando torni lì? Come vieni accolto? La gente è la cosa più bella del mio lavoro, perché dopo tutti questi anni la gente non mi vede come Andrea Roncato, quello sul palcoscenico, no, mi vede come un amico. Quindi io, se tu vieni per strada con me, i ragazzi, e poi sai, i nostri film sono stati, i miei film, fatti e rifatti mille volte, e quindi anche i ragazzini di 8 anni conoscono Loris Battacchi e me lo chiedono per strada. E i bolognesi secondo te che cosa pensano di Andrea Roncato? Ma il bolognese è una persona molto... credo che ci ridono sopra, mi vedono anche loro con molto affetto, mi vogliono bene e sanno che sono un bolognese. E poi diranno, ma guarda che fortuna che ha avuto lui. Lo diranno in bolognese, questo è un bel busan, che vuol dire uno che ha avuto molta, molto di queste cose qua. E allora vediamo se lo dicono davvero. Ci stai? Sì. Sei pronto? Non può darsi che lo dicano. Vediamo. Andrea Roncato mi piace molto, sia come comico che come attore, poi comunque è di Bologna, quindi insomma è un po' un'icona. Bologna è conosciuta a livello artistico soprattutto per i cantanti, abbiamo ricordato da poco Lucio Dalla e altri artisti, invece Andrea Roncato ha fatto capire che Bologna è, Bologna siamo artisti a tutto tondo, portando appunto la città sul cinema. È un personaggio molto simpatico, ho visto alcuni suoi film al cinema e anche delle fiction e mi sono sempre sbrindellata dalle risate, diciamo. È simpaticissimo, mi piace tantissimo in coppia, mi dispiace quando non è in coppia. Stiamo per salutare Bologna con la sua storia e la sua magia. Ringraziamo Andrea Roncato che ci ha fatto conoscere questa magnifica città. E adesso vediamo come la nostra pittrice Manuela Sein ha ritratto il nostro ospite di oggi. Volete sapere qual è la prossima tappa di Mix Italia? E allora ci vediamo tra una settimana sempre su Rai 1. Ciao!